una cialda, un masso. Ma perché? Di pace, un briciolo ancora. Perché questa parodia? Tornami, assaggiami, dai. Perché? Non rivedrà mai più una cialda in vita questa, mia. Questa Shrek, scena in inglese cos'era poi? Quelle, vabbè, che è adattata palesemente. Ma poi Ciuchino con le cialde. Ciuchino, vuoi smetterla, per favore? Piuttosto, cerca una via d'uscita. Certo. No, già, ma dai, scusa, ma perché è cambiato Ciuchino? Perché è Ciuchino tutto stropicciato? Ok, dobbiamo cercare una via d'uscita, giusto? Ho un asinello che ha un grande ingegno con la schiena. Sì, 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 Ciuchino, basta. Lo sapevo, ci risiamo. La solita storia dell'asino tiracarretti. Ma quando una canzone sul man... Ecco, zittati un attimo. C'è uno scheletro qui, qua ci sono delle palle di cannone. E allora... Sapete, quel muro laggiù ha qualcosa che non mi convince. Tipo usare Ciuchino per spaccarlo? Un momento, cosa? Burro? Qualcuno ha detto burro? Burro. No, ho detto muro. No, ho sbagliato, perché ho schiacciato triangolo. Adoro calciare. Come si chiama questo posto? Catacomba. Catacomba. Caracomba? Questa è proprio bella. Chi mai associerebbe la parola cara a un enorme e orribile sotterraneo come questo? L'unica, proprio l'unica frase che può dire Shrek, anche io in questo momento, è proprio esattamente quella. Sto gioco è veramente... quello che è. È buffo. Guardate questo disegno sul muro. Mostra come spostare la barca con un potente calcio. The fuck? Ah, ma quale buffo? Sarete riconoscenti alle mie ultrapossenti, roboanti e tonanti gambe. Ci scommetto. Guarda, sicuramente. Certo, sarò ancora più riconoscente quando saremo fuori di qui. Esatto. Inizia a portarci. Ma perché c'è il maialino qua sotto, santo cielo? Poi manco non l'avessimo mai fatta sta cosa dello spostare la barca. Cioè l'abbiamo fatta anche all'accampamento degli orchi, ma a quanto pare nessuno se lo ricorda. Va bene, vediamo. Questo è un luogo per... Grazie, guarda, non bastava il disegno, c'era bisogno anche del Attenzione! Maialino che me lo venisse a dire. Allora, di qua. Di qua. No, qui. Wii! Anche puttana, ti odio, Ciuchino. Allora, di qua si torna indietro, quindi proseguiamo. Alla fine non è che stiamo facendo niente di che, stiamo proseguendo avanti e indietro. Io... qua ci vuole la torcia, ovviamente. Ma... ok, no, non c'è... a parte i topini, non c'è nascosto... esplodete! Dai! Vabbè, dai, sono esploso anch'io, ma alla fine i topini sono morti. Quindi, beccati questo. Attenzione! Per prendere cosa poi? Una moneta. Vabbè, grazie. Guarda, apprezzo lo sforzo, ma anche no. Prendiamo queste monete, però. Grazie. Clink, clink, clink. Ah, aspetta. Sempre leggero. Ah, ok. Pensavo fosse la canna da pesca, ti giuro. Ti giuro che pensavo fosse la canna da pesca. Tac. Tac, bonus ai soldi, che tanto è inutile perché non c'è più nulla da prendere. Vabbè, guarda. Effettivamente sto bonus ai soldi è talmente inutile. Vabbè, a parte la cesta, e la cesta blu là in fondo, ed effettivamente forse ha senso solo per quello, ma... acqua che casca, come una cascata. No, tutto qui. Cosa? Come una cascata. Fine del livello, siamo morti. Occhio, Ciuchino, che prendi fuoco. Ah, non sento più di zocco. Zitto, Ciuchino. Zitto cosa? Non c'è nessuno che parla. Wee! Zitto, Ciuchino. A tutta velocità. Ma tutto il livello è così? Attenzione, i secchi sul muro che stai scalando possono farti molto male. I secchi sul muro? Gatto, puoi arrampicarti e aprire questa porta. In che senso no i secchi? Non è problema, capo. Ah, quei secchi, no, ti giuro che non l'avevo capito. Ti giuro che non l'avevo capito. Allora, calmi tutti. Oh, punge. Dai, che ero già passato, i punge. Mi viene in mente troppo Madagascar. Occhio che già a quanto pare ai punge, perché siamo troppo vicini. Dai che ero passato. Eccoci qua dall'altra parte. Occhio gatto a non inciampare con la coda dentro il dentro i meccanismi. Ehi, prendi. Quello cos'è? È un pancake. Come lo raggiungo?
Forse devo fare il giro. Forse devo fare il giro e lì c'è un pancake. Ma perché? Ah, è una cialda, certo, è per Ciuchino. Le mie cialde. Madonna mia. E perché adesso ovviamente posso passare qua sopra? Motivi di trama, certo, come no. Quando vi fa comodo a voi. Allora, posso romperle queste? Posso romperle, ottimo. Grazie dei dindini. Andiamo da questa parte. Shrek. Wow, molto pesante. Ah no, devo spostarlo fino in fondo. Ok, scusami, colpa mia che non l'avevo capito. Eccoti la cialda. Oh, gustosa e ripiena. Con quei dentoni e noi con le cialde in mano. Quanto odio questo gioco. Vediamo di qua dove siamo. Ecco, a te. Molto pesante. Ma va? Chi l'avrebbe mai detto? Comunque, vai, Fjorda. Aspetta. Ecco, volevo evitare di esplodere io. Puff. Wow, e non è riuscito a rompere anche tutte le ceste. Però guarda, ormai va bene così. Va bene così. A tutta velocità. Qua. Più ti arrampichi, più ci saranno cose che possono ferirti. Attento a quei tronchi sul muro. Ma va, chi l'avrebbe mai detto? Ma i tronchi sul muro intendi questi cosi che si muovono? I pesi? Sono proprio tronchi. Cioè sì, sono tronchi, però no. Cioè sono i pesi per far alzare e abbassare le leve qui. Ecco fatto, questo è stato più facile dei secchi almeno. Prendiamo questo. Dio mio. Oh, santo Dio. Passiamo di qua. Passaggio aperto. Ovviamente motivo di trama. Questo ora possiamo passare, perché giustamente non è che ti puoi arrampicare fin da subito. No, no, no. Vai, Ciuchino. Ok, qua c'è una cesta blu. Scusami, ma attenzione, posso prenderla da qua? Potevo già prenderla? Sono scemo. Staremo io che non l'ho vista tutto il giorno. No, è impossibile. È impossibile perché siamo arrivati subito da là. A meno che non si fa il giro. Fermo troppo a lungo. A meno che non si faccia il giro e si torna lì. È probabile, adesso vediamo, Tac. No, di qua, tac. Attenzione. Sì, a fermo. A tutta velocità. Ok, è da prendere col tempismo. Aspetta che gira, vai. Attenzione. Ah, cacchione. A meno che, aspetta. È la mia passione. Ok, sì. Colpa mia che già pensavo di doverlo prendere col tempismo, ma... anche io che vi faccio troppi problemi mentali. Vai. Ci prendiamo la cesta blu. E già cos'era? Oh, ho capito. Ho già capito che cosa è appena successo. Via, stupidi pipistrelli. Maledetti. Non mi avrete mai. Sono un ciuco. Non potete mangiarmi. Oh sì, ora sì che si ragiona. Ora sì che ho soldi. Io comunque, come ho già detto, secondo me Shrek di soldi non ha mai avuto problemi. Soprattutto adesso che è sposato con una principessa. Aiuto, fatemi uscire. Guardate, aiuto. Ci sono degli orchi, dobbiamo aiutarli. Eh certo, come no. Non è che possiamo scendere da qua buttandoci di sotto. No, 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 dobbiamo per forza passare per le scale. Non possiamo fare un salto. Boss fight? Pifferaio? Come si sposta? Come si sta spostando? Che dita incredibili c'ha. Tutte lunghissime. Che è successo? Vuoi combattere, vero? Cos'è successo? Perché è successo tutto ciò? Aspetta. Dammi Fjorda. No. E perché non posso dargli fuoco? Probabilmente... Il tuo suono mi colpisce. Ma stai zitto, cretino. Mi sono Ehi! Beccatevi questo. Basta, io ti supplico. Ai, niente male. Questo davvero è per te. Ok, ai, aspetta che prendo il potenziamento dell'attacco. Carica! Ai, carica. Aspetta che prendo la bomba mia. Hai ammazzato la mia armatura. Aia. Torna indietro. Torna indietro. Sei appena morto, che cosa vuoi? Ah, quale sonora abbondanza. Meno male che gli attacchi col cerchio sono sostanzialmente infiniti.
Cioè posso farlo quando voglio e per quante volte voglio. Non è che ho tipo il mana che posso farlo 5-6 volte. Grazie, dammi i cuori. Uff. Mi sono allenata per momenti come questo. Che tra l'altro sto momento è perfetto a farlo con Fiona. Quindi oh, calmo, la bomba. Allora, facciamo questo. No, troppo in là. Vieni qua. Ah, mi faccio male anch'io. Non lo... Allora, ammetto che non l'ho mai fatta la bomba io. Mi sono... Ti è piaciuto? Allora, aspetta. Ti prenderò. Basta, io ti supplico. Beccati questo. Cosa impari? Effettivamente me l'ero dimenticato che l'attacco di Fiona non era granché. Però vabbè, ha fatto il suo effetto. Questo è per te. Sono morti tutti, correre, l'importante non è quello. Ah. Oh, niente. Prendi questo. Prendi questo. Allora, calmi. Non quel che si dice un orecchio fino. Uff. Questo è per te. Oh. Di tutte le cose che uno può dire. Uff. Davvero rumoroso. Davvero rumorosa. Te la sei cercata. E prendiamoci la bomba, che non si sa mai. Fantastico. Hai vinto, bravo. E gli spuntoni sono scesi. Ok, dammi un secondo. Ok, avrò bisogno della super torcia. No, incredibile. Ok. Qui che cosa vuoi? Ehi, che ne dici di fare? Ma guarda, avevo bisogno che me lo dicessi tu. No, grazie. Vai a accendere con la torcia i simboli con la torcia. Ma va? Davvero? Chi l'avrebbe mai detto? No, se sei alla ricerca di... No, non mi serve. Vabbè, c'è la mappa. Scusa, pensavo fossero gli indizi del topino. Ok. E questo quindi? Ecco come funziona. Una volta acceso il fuoco, Capitan Ovvio Ale. Santo cielo. Ok, l'acqua è scesa. Ma non abbiamo... No, madonna, pensavo di aver preso il... Allora, è molto probabile che in questo livello troveremo il come si chiama? Il potenziamento per la fiaccola di Fiona. Anzi, forse troveremo addirittura quello per Ciuchino, perché mi sembra che ormai siamo verso la fine. Però non costringermi a usare gli artigli. Già l'hai appena fatto. E poi da dove sono usciti sti topi, che fino a 2 secondi fa qua era pieno d'acqua? I topi acquatici. Fammi un attimo vedere. Se la metto qui arrivo da un orco, ma se lo metto là in fondo... Ah no, aspetta, non posso metterlo qua in fondo perché c'è questo. Ok, allora. Oh, aspetta, devo passare io di qua prima. Ecco qui. Incastralo bene. Ottimo. Quindi torniamo con Ciuchirco. Dove sei? Eccoti qua. E andiamo a premere di nuovo El Button. Bikini Button. A parte che sembra il suono di un cesso. Cioè, in tutta sincerità. Ecco qua. Grazie per avermi liberato. Ci sono altri orchi qui vicino. Chi l'avrebbe mai detto? Dobbiamo trovarli. Vado a toccare un paio di tette invisibili. Ok, gli spuntoni sono scesi. Ma già che ci siamo, allora, a questo punto... No, aspetta, di qua è aperta? No, di qua è ancora chiusa, ok. Allora, già che ci sono, allora abbassiamo anche l'acqua da questa parte, che tanto probabilmente fra 2 secondi ci serve. Ho visto che c'è lo specchio giù nell'acqua. Poverino, è annegato. Torniamo con Shrek di sotto e andiamo a spostare anche queste ceste. Eccone una. Oh, c'è una cesta lì, che bello. Wow, molto pesante. Vediamo, soldi. Ma chi l'avrebbe mai detto? Neanche troppi. Però spero di poter prendere almeno il potenziamento per l'attacco. Comunque il potenziamento sempre, magari per gli attacchi speciali. Una volta tornati al campo, non mi dispiacerebbe almeno potenziarci un attimino. E l'ultima cesta. Ecco fatto. Vai Ciuchino, ecco a te. Oh, e finalmente vai dall'altra parte a liberare l'altro orco. Oh, calmi, calmi.
Pimpirulin piangeva, voleva mezza mela. Ma poverino Pimpirulin Pillo. Ah sì, niente male. L'importante è che tutti abbiano l'attacco circolare. Cioè sia Ciuchino che Fiona fanno l'attacco cerchio. Mi sembra che forse Shrek non lo fa a questo punto. Ho sbagliato, devo usare Fiona. Eccola qui. Grazie. E eccoci qua. Vai con Ciuchino. No, Ciuchino. Ecco. Grazie. Ciao, per grazie. Avermi liberato. Ci sono altri orchi qui vicino. Chi l'avrebbe mai detto? Ecco l'altra parte che si è aperta. Andiamo ad accendere. Prima i topi. Prendi questo. Ecco fatto. Dicevamo, andiamo ad accendere la fiaccola olimpica. Ecco a te. Grazie. Ora si è aperta questa parte qui. L'acqua l'abbiamo già abbassata. Aiuto, fatemi uscire, fatemi uscire. Mi fanno morire, aiuto. Ci sono degli orchi, dobbiamo aiutarli. Per favore. Un pezzo di formaggio ci blocca la strada. Ovviamente, chi l'avrebbe mai detto. Qui che cosa abbiamo? Lo specchio, qui una cesta. Bene, grazie infinitamente. Grazie a te di avermi dato i soldi. Vediamo. Ehi, saranno anche delle segrete, ma almeno siamo a casa. Bentornato a molto molto lontano. Beh certo, come no. Allora, di qua è probabile che non si passa. Lì c'è un sasso. I sassi potranno farsi esplodere? Attenzione! Vediamolo subito. Grazie al potenziamento alla vita. Secondo me il massimo di cuori è appunto 6, 6, 12. Secondo me più di 12 non ne abbiamo. Di qua non si passa. Qui ci sono due ceste. Con, fammi indovinare, soldi. Carino, wow. E vai, soldi. Guarda, di tutti i commenti questi sono i più belli. Comunque, facciamo saltare in aria anche questo. Indietro. Indietro. E qua ovviamente, guarda caso, ne è rimasto uno. Secondo me lì c'è nascosto qualcosa. Tipo, boh, vediamo. Una cesta. Anche se effettivamente l'aspetto sbagliato. Oddio. Ecco appunto. Mi manca una cesta. Ah, che scemo, guarda. Stavo già andando nell'altra, sì. Devo andare prima qui io. Una qui. No, aspetta. Se no non passo più. Più pesante di quanto sembri. Ecco fatto. Dovrebbe essere abbastanza per passare. Riaccendiamo l'acqua. Ecco fatto. Passiamo dall'altra parte. Credo che mi basti questo spazio, ovviamente. E qui ora c'è la cascata. Qui o pagano le conseguenze. O pagano le conseguenze. Niente male, davvero. Che tanto, come fai? Allora, faccio magari sono che io successo, che, okay? Che gioco male, può essere. Ma è quasi male, impossibile, sì. Secondo me, riuscire a riempire quel caricatore verde. Secondo me è quasi del tutto impossibile. Oh, grazie, vi sono debitore. Eh sì, che lo sei. Mi sembra quasi improbabile riuscirlo a fare. Sì, ma mi manca una cesta. Dove la trovo? Probabilmente da questa parte, controlliamo. Tac, tac. Crepate. Prendi questo. Aspetta che... Ovviamente non è che voglia... Ecco qua, esplodere, dicevamo. Indietro. Puff. E dammi grazie. La cesta. Grazie. Abbiamo preso 8 monete in questo livello. Ehi, saranno anche delle segrete, ma almeno siamo a casa. Bentornato a molto molto lontano. Ok, calma. Sì, lo so che sto per esplodere qua. Occhio. Puff. Grazie dei due dindini in più che abbiamo. Usiamo questo. Non vedo l'olio, per favore. Ecco qui. Alla fine in realtà il segreto era più stupido di quanto non sembrasse. Te, becca di questo. Vai Fiorda. Qui. Fiona, brava. Indietro. E ci andiamo a prendere il segreto. Uff. Ma sono proprio così. Sì, sei così, almeno in questo film. Negli altri film sei un po' più caruccia, secondo me. Cioè, o meglio, qua c'è un aspetto un po' più selvaggio. Però c'è chi non dispiace, probabilmente. Vediamo, qui non c'è nulla. No, usa il cacchio di coso. Sgradevoli, tremende, okay. Molto, molto spaventose. No. Prossima fermata, no. Le catacombe del palazzo di Tremotino. Chi l'avrebbe mai detto? Funziona! Io te l'avrei detto, Shrek, ecco te. Quindi, andiamo di nuovo di Ciuchirco. Vai, Ciuchino. Andiamo di nuovo a spostare le casse. Ed ecco fatto l'ultima cassa. A posto. Andiamo di nuovo con Ciuchino ad aprire l'acqua.
Ecco a te. E andiamo a liberare il quarto orco di questa zona. È fatta. Mi aspettavo mi regalassero gli zoccoli dorati, ma vabbè. Ehi, guardate, la porta è giù. La porta è giù. E niente, niente potenziamento alla torcia, niente potenziamento agli zoccoli. Vabbè, grazie così, apprezzo e vado avanti. Mi aspettavo almeno la fiaccola, visto che là sotto c'era... Cioè, era tutta zona di accendere col fuoco e con gli zoccoli di coso. Era abbastanza... Non ti dico palese che potesse essere quello, ma... Di qua non si passa. Però, almeno una speranza che potesse essere, ti dico. E ci posso arrivare da questa parte? Non lo so. È emo. Ci penso io. Ma dai, questo primo piano di giochino bellissimo. Non allora. Provocarmi. Basta che poi mi... 3, 6, 9, il mio gatto fa le prove. Prendi questo. Ecco fatto, dammi questo. Dammi anche questo. Ehi. Ehi. Non si picchiano gli animali, maledetto. I soldati si possono picchiare, i cuchini no. Allora, io aspetterei... Ecco, appunto. Mi sono allenata per momenti come questo. Il tuo suono mi colpisce. Basta! Ah, dai, Nazione. Speravo di riuscire a sfuggirgli almeno in tempo, ma non ce l'ho fatta. Niente male. Grazie, cuoricino. Adesso prendiamo anche la spada. Cosa impari? Prendiamo anche il colpo di grazia. Madonna mia. Questo è per te. Danno un sacco di soldi i pipistrelli, anche i soldati, mica male. Però i pipistrelli danno 2 monete ciascuno più i cuori. Grazie. Basta? Ah, ok, mi sembrava strano. Forse adesso prendiamo il potenziamento dell'armatura. Dell'armatura, sì, della fiaccola. Dai, ti prego, fammi arrivare. Ti è piaciuto? Fammi arrivare almeno al massimo della barra verde. Hai ammazzato la mia armatura. Carica! Ti prego. Mi sono allenata per... Dai. Ero in animazione, non mi potevi prendere. Bastone. Bastone carota tutti quanti oggi. Beccati questo. Hai ammaccato la mia armatura. L'attacco di Fione è inutile. Cioè, l'attacco speciale di Fione è inutile. Niente male, davvero. Allora, aspettiamo il prossimo giro, allora. E niente, ovviamente. Torna qui o pagane le conseguenze. Certo, secondo te io sono scemo, vengo. Questo è per te. Cuffete. Guarda, stavolta è stato un buon utilizzo della bomba. La mia armatura. Stavolta la bomba ha sortito l'effetto che volevo. Mi sono allenata per momenti come questo. Muori. Ecco, ha ancora pipistrelli. Mamma mia. Datemi almeno un potenziamento, che così lo do a qualcuno. Ti è piaciuto? No, la bomba no. Vabbè, dai, la bomba uguale. Beccati questo. Beccati. No, in realtà i pipistrelli li ho mancati quasi tutti. Probabilmente perché volano. Prova ad affrontarli. Basta? No, zona finale, ovviamente. E certo, Spider-Man fi. È riuscito a sfuggire a tutti quanti. Grazie del potenziamento dell'attacco. Spero ti piaccia vedere le stelle. Dammi i soldi che si sa mai che possano servirci. Vuoi squadra che vince? Non lo so. Credo di aver usato tutti quanti i personaggi, forse in una sezione. Può essere. Fuori campo! Sai cos'è che mi fa strano? C'era, forse nel primo livello, la sezione fatta da 2 giocatori, ma fino ad ora basta, non è mai più riapparsa. Oh! No! Meno... Ok, aspetta. Spero che la musica non si stia sentendo perché... Ui! Ma cosa? Ma cosa? Eri fuori range, ti dico. Ecco perché non riuscivi a colpire. Occhio, amico. Madonna mia. Stan bloccato totale. Certo che la musica è sbagliatissima in questo gioco, Cos'è che ha attivato? Perché se la ride? No. Cos'altro dire se non
Basta sta musica del cavolo. Perché voi la sentite bassa perché sono io che l'ho abbassata. Tenga alzata la porta. Dobbiamo rimettere in funzione quella ruota ad acqua. Perché l'ho abbassata io la musica, ma credetemi che le musiche di questo gioco sono sbagliate. Che cacchio mi vuol dire un Walking on Sunshine in una sezione del genere dove stai combattendo i soldati dentro una catacomba? Ma mettimi una canzone tipo spettrale, che ne so. Ma qualcuno che mi dà un potenziamento, no? No? Niente, peccato. Ma a parte che c'è una paperella in mezzo alle spade, però vabbè, guarda. Ormai lo accetto queste cose. Vai Fiona. Attenzione. A parte poi, come ha fatto il pifferaio a fermare una ruota ad acqua con col flauto? Vabbè che sono io che mi sto facendo troppe domande e probabilmente non dovrei. Ok, sì. Una cassa come questa dovrebbe essere perfetta per quella piattaforma. Grazie Fiona, non so cosa avrei fatto se non me l'avessi detto tu, ti giuro. Allora, non bastava la telecamera che mi ha indicato prima la casa e poi l'ascensore. No, 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 guarda, grazie. Ecco te. Indietro. E indietro. Qui che cosa abbiamo? Una... Ah, ok, aspetta. Dammi i soldi. Così almeno l'abbiamo raddoppiati. Raddoppiamo anche questi. Voilà, una sola moneta d'oro, fantastica. E basta, già finito il potenziamento, ovviamente. Ne è durato proprio un zero, zero totale. Allora, sì, dobbiamo prima spostare... Stavo vedendo se c'era qualcos'altro da fare, ma spostiamo la cassa qua sopra, che dovrebbe, non lo so, far alzare quello, perfetto. Andiamo con Ciuchino. Torniamo da questa parte qua. C'era un'altra cesta, no? C'erano delle casse. Certo che i potenziamenti di sto gioco non durano veramente nulla, però in solo sto livello abbiamo farmato 1600 monete. Beh, buttale via. Vai Shrek. No, prendila, bravo. Molto pesante. Posso... Sì, penso che non ho problemi, nel senso posso andare di là anche una volta che ho fatto questa cosa qui. Allora, beccati questo. Ecco, fatto. Ok, ora dobbiamo far saltare in aria. Pesante di quanto sembri. Quel... Wow, no, 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 scusami. Scusa. A parte vabbè, sono scemo io qua. Shrek? Ok, mezz'ora. Ma com'è possibile che le casse si tolgano? Perché? Allora, facciamo le cose... Pronti? Una alla volta, allora. Vai, no, Shrek. Bravo. Che tanto adesso mettiamo... No, questo deve stare qua. Sono sbagliato. Questo qui. Allora, sposta per favore nuovamente questa cesta. Bravissimo. Che poi non ha senso... Va bene, è uno shortcut. Però non ha senso che mi rimetto la barchetta se poi mi fai avere lo shortcut con la cassa. Vai, Fiona. No, ho sbagliato. Ecco te. Indietro. Attenzione. E un sasso andò. Poi vai di nuovo Ciuchino. Un barile di olio alla volta. Vai Shrek, prendi questo. Andiamo da questa parte. Scherzavo, ecco qua. Sto sempre a fare il giro lungo quando in realtà è sempre lì vicino. Prendi la cassa. Wow, molto pesante. Non è vero Shrek, è una cassa di legno che a quanto pare ha il peso quantistico dell'azoto. Visto che dopo 5 secondi scompare la cassa. Pesante di quanto sembri. E riesce a spostare di nuovo un masso di 2000 tonnellate. Ecco a te. Puff. E la ruota tornò a girare. La senti anche tu? Te prego, non ricordarmi i tuoi personalissimi odori. Non dicevo quelli. Credo di sentire la luce del sole. Siamo quasi fuori. Che cacchio vuol dire sento la luce del sole, mamma? Oh no. Vabbè, livello completato. Yeah! Complimenti a noi. E zero potenziamenti ancora. Zero fiaccole e zero zoccoli dorati. Ah, non è ancora finito. Giuro che pensavo fosse finito. Ehi, la prigionieri. Mi dispiace deludervi, ma oggi non potete scappare. E nessun altro giorno, se vi interessa saperlo. È il momento del pifferaio magico. Suonami il piffero, va. Un momento, perché sto gridando? Guardatelo, non sembra così spaventoso. Tu.
Guarda, Shrek, quel buon pizzeraio sta riempiendo il mondo di splendida musica. Vedi? Woohoo! Cosa succede? Ozzy! Cos'è? Da buon amico della musica, devo dire che quelle non sembrano comuni note musicali. E quelli non sembrano comuni ratti. Potete dirlo forte? Cosa vuol dire? Non capisco. Cosa sta succedendo? Ma perché? Hai ammaccato la mia armatura. Non capisco. Aiuto. Quindi non scappare. Oh. Ai, buonanotte. Oh. Ok, aspetta. Probabilmente qua ho bisogno. Dai. Ok. Hai ammaccato la mia armatura. Ah, aspetta. Oh, no. Quando è che ha spostato la cosa? Quando è d'oro posso andare. Giusto? Puff. Date. Poverino. Proprio tempo. Quando sono rosse, oh, no, cercano di colpirmi. Vero. Quando sono Basta. Blu, fanno la ruota chiodata. Ok. È una battaglia semplice, ti in realtà. Prenderò. Oh. Cosa impari? Oh. Non provocarmi. Oh. Hai ammaccato la mia armatura. Ecco qua, crepatevene tutti. Torna indietro. No, 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 no. Becca, becca. Madonna mia. A parte che con la fata madrina la battaglia è stata molto più veloce e la sua vita era molto più bassa, cioè l'abbiamo colpita molte meno volte e già l'avevamo uccisa. Carica! Carico. Questo è per te. Oh. Ti è piaciuto? Ecco, la Madonna, che combo incredibile al soldato. Stronzo. Mio. Becca. Puff. Non poteva essere una battaglia veloce da 4 colpi. No. Non so. Quella nota, che giro che ha fatto. Non so quanti colpi ci vorranno, ma se quelli sono solo 3 colpi, almeno forse una decina. Allora, calmo. Hai ammaccato la mia armatura. Due indietro. Mio. Becca. Qualcuno aveva la bomba, beccati questa. Questa è per te. E niente, questo giro. Buonanotte. Siamo riusciti a prenderne solo uno. Carica. Probabilmente questa è una sezione tipo due giocatori, che uno va da una parte e uno dall'altra. Però vabbè, guarda. Non scappare. Hai ammaccato la mia armatura. Ok, allora, calmi tutti. Prima quello. Aia. E questa era difficile da evitare. Non provocarmi. Vai, topino. Beccati questo. E niente, o uno o l'altro. Non riesci a farli tutti e due. Cioè, devi essere per forza in due per prenderteli tutti. Carica. Hai ammaccato la mia armatura. Però dai, alla fine ce la stiamo facendo. Torna indietro. Quanto rumore per una così dolce damigella. Ma stai zitto. Non quel che si dice un orecchio fino. Becca di questa. Rumoroso. Allora. Torna indietro. Vediamo se ce la faccio. No, secondo me sai che non fa in tempo. Non fa in tempo, a meno che non sei in due giocatori. Basta. Puoi prenderti solo uno dei due. Grazie dei cuori. Non provocarmi. Mi sono allenata per momenti come questo. Quale sonora abbondanza. Con Fiona è facile stanloccarli e fargli prendere il colpo a tutti. Davvero rumoroso. Madonna mia. Tutti e quattro? Calmo. E niente, puoi prendertene solo uno. Ti prenderò. Quanto rumore per una così dolce damigella. Cosa impari? Vabbè, però che palle, basta. Tutti sti colpi, però dai, alla fine non scappare. Ce l'abbiamo fatta.
non quel che si dice un orecchio fino. Ai! Oh. Dai! Davvero rumoroso! Non scappare! Hai ammazzato la mia armatura! Te la sei cercata! Ai. Ecco! Oh, oh. Oh. Vai, 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 vai! Ok, colpo finale! Ti battaglia prenderò. Finita, forza! Mi sono abbassato! Ok! Molto bene! Questa è... non ti dico che era difficile, però... Oggetti segreti 3 su 5, 11 su 17, 82%. Sempre 82% perché alla fine molto di quello che non riusciamo a prendere è zona ancora bloccata. Il pifferaio suonato.